farci compagnia quest'oggi il direttore generale Michele Albanese della Banca Montepruno. Salve direttore, benvenuto in trasmissione. Buongiorno a voi. Dal 9 novembre si è aperta la prima filiale della Banca Montepruno qui a Salerno. Ecco, la prima domanda è incentrata sull'idea. Dove è nata l'idea di arrivare a Salerno? Beh, l'idea nasce spontanea, nel senso che con l'incorporazione della Banca di Fisciano abbiamo intrapreso un cammino nuovo quanto riguarda la nostra azienda e abbiamo fatto un piano strategico che non poteva non prevedere l'apertura di una filiale nella città di Salerno, che era tra l'altro anche un nostro sogno, che oggi possiamo dire che è realtà. Oggi siamo un mese da questo evento, un mese esatto in cui siamo sbarcati, così come si può dire, a Salerno, e siamo veramente felici di quello che abbiamo realizzato fino ad oggi. Al di là dei numeri, che sono pure importanti, perché vediamo la nostra banca già raggiungere un montante di 10 milioni circa, che non è cosa da poco, di aver aperto oltre 100 conti, ma la cosa che più mi piace e che mi entusiasma e che mi ha dato anche la forza di ritornare a fare il vecchio mio mestiere, quello delle relazioni, sono proprio quest'ultima, nel senso che abbiamo instaurato delle relazioni importantissime sulla città di Salerno, abbiamo instaurato delle relazioni che ci vedono coinvolte in iniziative sociali, ci piace e stiamo portando avanti quello che è il nostro lavoro, questo che ci piace fare, essere una banca differenza, essere una banca che non sta qui sicuramente a svolgere un ruolo solamente economico e finanziario, ma un ruolo sociale anche, e lo stiamo facendo con grandissime soddisfazioni. La città di Salerno a quanto sembra ci ha accolto e ci ha accolto bene. Io, incontrando i nostri clienti, trovo grande soddisfazione nel sentire dalla loro voce: beh, si parla di voi a Salerno, si parla bene di voi. Questa è una grandissima soddisfazione, perché ci dà ancora tanta voglia di fare e ci dà proprio la voglia di continuare su questo nostro cammino, che fino ad oggi credo sia stato importante e segnato solo da grossi risultati. Ecco, vorrei continuare sulle impressioni che le ha dato Salerno in questa prima entrata della Banca Montepruno. Beh, Salerno non è una città facile, non lo scopro io, sicuramente è una città importante che è cresciuta come noi in pochissimi anni, si è sviluppata in modo industriale, si è sviluppata sotto tutti i punti di vista, quindi è una città che, quanto prima di aprire i clienti ci dicevano fate attenzione a Salerno, forse un poco di verità c'era, però poi ci siamo accorti di una cosa, che probabilmente la città di Salerno aveva bisogno di una banca come la nostra. Non c'è una banca, e questa non è assolutamente pubblicità, non c'è una banca che riesce a fare ascolto, non c'è una banca che riesce a svolgere un ruolo differente da quello che vi facevo riferimento poc'anzi. Quindi siamo veramente impressionati. Ovviamente è inutile sottolineare che l'utenza è sufficiente per garantirci un futuro roseo, e questo di cui siamo felici. Noi abbiamo fissato degli obiettivi e anche un target di clientela che non è certamente quello che tutte le banche aspirano. Ho sempre sostenuto e ripeto ancora che noi ci accontentiamo delle briciole, ci accontentiamo delle cose che gli altri istituti più grandi di noi lasciano, quindi le famiglie, i pensionati, le piccole e medie imprese, coloro che hanno difficoltà di accesso al credito. Questi sono i clienti che maggiormente, o meglio, io non li voglio neppure chiamare clienti, perché per noi sono rapporti diversi, sono rapporti di amicizia, rapporti di collaborazione in cui vogliamo instaurare con queste persone, cercando di stare vicino a loro e loro ovviamente dare anche soddisfazione a noi di svolgere bene il nostro lavoro. Direttore, tracciamo un primo bilancio di questo primo mesetto e mezzo in cui siete qui operanti a Salerno. Beh, come dicevo, il bilancio è positivo, io non posso che essere soddisfatto di questo nostro bilancio, ma piace anche però dire che quello che mi dà maggiore soddisfazione è il bilancio complessivo del nostro istituto. Quest'anno è stato un anno travagliato, un anno difficile, che ci ha visto, come a tutti noti, coinvolgerci in un'operazione di fusione con la BCC di Fisciano, che inizialmente poteva immaginare delle grosse preoccupazioni anche dal punto di vista economico e patrimoniale. Questo scossone che tutti si aspettavano non c'è stato, veramente siamo anche soddisfatti di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, anche sull'area Fisciano, anche sull'area Salerno. Quindi noi ci apprestiamo a chiudere un esercizio con grandissima soddisfazione, che vede la nostra banca aumentare sia in termini economici e patrimoniali,
sia nel versante della raccolta, con un oltre 25 milioni di raccolte in più, ma soprattutto nel versante degli impieghi, ma la soddisfazione più grossa, la soddisfazione proprio che mi riempie di orgoglio è che anche quest'anno riusciamo a chiudere un esercizio in un utile di esercizio netto importantissimo, che supererà sicuramente i 3 milioni. In una banca che esce fuori da una tante difficoltà legate, come dicevo prima, a una fusione, beh, io credo che ne debba essere soddisfatto io, ed è così come ne è soddisfatto anche il nostro consiglio di amministrazione e tutto l'organico che si riunirà, così una convention importante che terremo proprio nella città di Salerno il 16 di dicembre, che verrà tutti insieme i nostri dipendenti, collaboratori, i media, per sottoporre a loro quelli che sono stati i grandi risultati di quest'anno. Nati per correre è il titolo di questa convention, questo il titolo racchiude un poco quelle che sono le nostre prospettive future. Ecco, abbiamo parlato di vicinanza, abbiamo parlato di ascolto. Come può esportare il modello Montepruno, come si può esportare il modello Montepruno qui a Salerno? Beh, lo stiamo esportando, nel senso che noi non abbiamo altri modelli che possiamo imporre a una città o assolutamente a un territorio come Salerno. Noi sappiamo fare questo mestiere, sappiamo lavorare in questo modo, solamente attraverso le relazioni, solamente attraverso l'ascolto. Sono convinto che questo risultato, almeno fino ad oggi, ci ha dato ragione, perché come dicevamo prima, è questo che la città di Salerno o una parte della città di Salerno si aspetta. Si aspetta di trovare un punto di riferimento, di trovare delle persone che con la loro umiltà, con il loro modo di stare a servizio della gente e sapendo che noi prima di ricevere dobbiamo dare, ecco, siamo qui con questo modello. Io sono convinto, ma credo che a breve anche molti delle persone che ci frequentano, anche in questa prestigiosa sede a Corso Vittorio Emanuele, ce lo stanno ricordando, beh, troveremo grandissima soddisfazione, vedremo la nostra banca presto, diciamo, ai vertici e presto a svolgere un ruolo predominante e importante nella città di Salerno. Volevo concludere questa intervista con un obiettivo raggiunto. Nella categoria banche minori, Milano Finanza vi ha classificati quarti per redditività e solidità. Un commento da parte del direttore. Beh, questa è una grossissima soddisfazione a cui non mi posso sottrarre, nel senso che comunque la nostra banca vedersi classificata in queste posizioni da Milano Finanza, che è un giornale che tutti conosciamo per degli indici importantissimi, beh, un direttore crede che non possa raggiungere esultanze maggiori di queste. Quindi siamo orgogliosi, siamo fieri, non è la prima volta che abbiamo il piacere e l'onore di essere presenti sulle classifiche a livello nazionale. L'anno scorso, ma credo che anche quest'anno saremo in un'altra indagine, saremo secondi in Italia, in Campania, per quanto riguardava la solidità e per quanto riguarda i valori che la banca stessa mette sul campo, beh, sono soddisfazioni. Essere anche dopo poco tempo, partire da un paese di 600 abitanti, di Roscigno, che forse qualcuno non trova neppure in cartina geografica, e arrivare come la prima banca in Campania, la prima grande banca in Basilicata, beh, vi assicuro che è una bellissima soddisfazione, mi dà la possibilità di lavorare con serenità, ma con la solita umiltà, e tornare a casa la sera sicuramente stanco, ma veramente con grande soddisfazione, dormendo la notte sogni felici. Ringraziamo il direttore generale Michele Albanese e diamo appuntamento sempre qui sui nostri canali. Grazie direttore. Grazie a voi per l'utile lavoro che state svolgendo. Siamo umili anche da questo punto di vista. Chiediamo il vostro aiuto perché abbiamo bisogno di comunicare le cose belle che facciamo, perché le cose belle le dobbiamo fare, ma voi avete e abbiamo il piacere di farle insieme e di comunicarle. Buon lavoro. Buon lavoro a voi.